oggi andiamo a vedere uno scontorno su fondo bianco, una cosa che dovrebbe essere abbastanza facile se ci pensiamo, ma in realtà in questo caso non lo è, per almeno due ottimi motivi. Il primo è che non è una foto completamente isolata su bianco, ma ci sono delle ombre che dobbiamo andare a rimuovere. Il secondo motivo è che non so se vedete, ma è già stata toccata in qualche maniera da chi l'ha scattata, che non sono io. Se noi andiamo a usare il nostro check layer per il rumore di fondo, andiamo a vedere che qui è stata chiaramente pennellata in maniera neanche troppo gentile. E, insomma, questo è il materiale che spesso ci si trova a ricevere, quindi è con questo che si lavora. Ora io posso tenere aperto questo livello, tanto non mi dà nessun problema, tanto poi posso spegnerlo e vado a cominciare questa selezione. Che è particolarmente noiosa da fare questa perché, innanzitutto, perché uno qui spererebbe di potersela cavare rapidamente visto che è già stata scattata su fondo bianco. Invece, non è così perché questa è una cosa che bisognerebbe fare subito quando la si scatta. Qui baro in questo modo, tanto poi non si nota quel dettaglio. E dicevo, in un caso come questo, con un prodotto fotografato su sfondo bianco, uno spera di metterci poco, spera di potersela gestire. Invece capita anche di dover scontornare le cose fotografate su fondo bianco. Questo perché questa foto è stata fatta probabilmente in maniera frettolosa, dato che è stata chiesta semplicemente una foto a fondo bianco. Il fotografo che l'ha fatta probabilmente non sapeva. Tiro a indovinare, ma probabilmente non sapeva l'utilizzo che ne sarebbe stato fatto. Ora, nel momento in cui bisogna andare a inserire una foto come questa su una grafica colorata, ovviamente lo sfondo deve essere rimosso alla perfezione, altrimenti si vedono i bordini bianchi, si vedono un sacco di cose che fanno schifo. E quindi il cliente non le sa queste cose, e quindi al fotografo non lo dice, il fotografo non le chiede, e il risultato è che io la scontorno. Ovviamente la scontorno con la penna perché non so se ve l'ho già detto, ma la mia religione mi vieta di usare altri mezzi. No, non è vero. Diciamo che uso la penna fondamentalmente per un motivo, perché in base alla mia esperienza so che ci metto di meno a fare così piuttosto che mettermi a pennellare, come peraltro è già stato fatto. Ci metto di meno così piuttosto che mettermi a pennellare per cercare di risolvere l'irrisolvibile. Fra l'altro, se io l'ho scontornata bene, nel momento in cui sorgono problemi, si decide di cambiare il colore di fondo, di fare altre cose, questo è uno scontorno che va bene sempre. Invece gli scontorni fatti col pennello, se cambio il colore di fondo, potrei doverlo rifare da capo. Comunque è proprio un peccato dover scontornare in certi casi. Allora, qui lo spegniamo un attimo perché devo capire bene. Ok, l'ombra è questa. Questi check layer sono molto utili, però a volte fanno andare insieme gli occhi e non si capisce il colore da dove viene. Lascerò comunque un link in descrizione per scaricarvi le azioni che metto a disposizione gratuitamente per creare questi check layer qualora dovessero servire per le vostre progettazioni. Sono molto utili. Questo in particolare è fenomenale se si devono vedere difetti o artefatti o in generale sporcizia artificiale nelle immagini, mentre ce ne sono altri che servono per il compositing e per altri scopi. Ora, nel momento in cui finisco il mio contorno, se ho selezionato escludi forme sovrapposte, nel momento in cui vado a fare un secondo tracciato all'interno di un tracciato che ho già fatto, vediamo qui la conferma nell'iconcina, sto sottraendo la selezione nuova a quella vecchia, che in questo caso è quello che voglio, perché io voglio bucare in quest'area in modo da avere solo bianco qui ed ecco qui che mi arriva la conferma. Lo vado a fare di nuovo per la seconda asola.
Vediamo se riesco in un botto solo. No, non riesco, è troppo, è troppo. Allora facciamo in due passaggi. E uno, e due, ecco fatto. E adesso andiamo a fare l'interno. E siamo quasi arrivati in porto. Il che non significa che sia sempre fastidioso dover scontornare un prodotto fotografato su bianco. Normalmente per un lavoro del genere si sarebbe cercato di avere a disposizione il negativo digitale in maniera tale da fare un lavoro, cioè in modo da fare più editing prima, ovvero editing prima nel senso di come la foto viene scattata e come viene esportato il negativo digitale, in modo da non dover fare questo lavoro. Però insomma va bene anche così. Andiamo ad applicare la nostra maschera e... Ah. Dicevo, andiamo ad applicarla. Andiamo a vedere l'immagine per intero e ora rimuoviamo. E adesso vediamo che cosa succede se gli mettiamo sotto un colore. Ok, gli diamo un pixel per ammorbidire un po' e direi che ci siamo. L'ombra è stata eliminata. L'ombra potrebbe anche essere recuperata, perché nel momento in cui io ho una situazione di questo tipo, io potrei andare a duplicare il livello, quello sotto lo metto con metodo moltiplica, dopodiché prendo un pennello bianco e vado a recuperare quest'ombra. Io non lo voglio fare e non credo che lo farò perché non è richiesto, anzi il cliente non la vuole proprio l'ombra, però c'è questa possibilità di gestire le ombre separatamente in questo modo.